Parieti Calcio esulta, domenica ha vinto il campionato di terza categoria. La società Amaranto Celeste, fondata da Federico Dionisi, è ripartita dal basso per riaccendere la passione del calcio cittadino, riuscendo nell'impresa già al suo primo anno. Il trionfo della prima squadra si affianca alle vittorie delle giovanili per un vero e proprio triplete. Domenica il campionato è stato blindato dal 6-0 con Magliano, doppietta di Patacchiola e gol di Santoprete, D'Amelia, Fosso e De Giorgi. Merito, oltre che dei giocatori, anche di un allenatore di successo, prima di tutto tifoso, come Stefano Lotto. Una giornata dalle emozioni incredibili. Insieme ho fatto scrivere perché insieme dal primo giorno, dal 5 settembre, ho chiesto ai ragazzi che gli obiettivi si raggiungono insieme, non ragionando con l'io ma con il noi. Chi mi conosce sa cosa sto provando in questo momento. Io sono cresciuto con l'Arieti Calcio, dal 96 seguo l'Arieti Calcio dal Fassini, e adesso oggi essere l'allenatore e vincere un campionato con questi colori, con questo nome, non sapete l'onore che provo in questo momento e il piacere di rappresentare nel piccolo questa città. Un lungo cammino fatto di successi e che ad oggi conta 65 punti in 24 turni, 21 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, con una differenza reti di più 76, 90 gol fatti e 14 subiti. Con 3 calciatori in doppia cifra, parliamo di Ramazzotti a 20 centri, Patacchiola a 19 e Santoprete a 13. Felice Federico Dionisi e con lui tutta la società. Al rientro in città, festa con i tifosi al Garbato Caffè, con tanto di fuochi d'artificio e tanti brindisi. Tanti complimenti ricevuti dalla società Amaranto Celeste, dagli avversari dello Sporting Lisciano fino al comune di Rieti con l'assessore Chiara Mestichelli e il sindaco Daniele Sinibaldi. La festa è ancora in corso, ma c'è da chiudere il campionato. Mancano 4 turni e poi tutta un'estate per programmare e lavorare sul futuro.